e cantarono insieme, ma nella mano sulla sera e però devo dire che Panu effettivamente è stato bravo come direttore d'orchestra, e voi siete stati anche bravi come coro. Io gli voglio far... non ti applaudire, da te non è educazione, poi non usa sulla terra. Allora, io gli voglio dare un premio, gli do un premio che sicuramente gli piacerà. Allora, Panu, vieni qui nel mezzo, qui, chiudi, che deve chiudere la bocca e aprire gli occhi? No, come si fa? Chiudi? Voglio fare una sorpresa, gli voglio fare assaggiare una cosina. Che deve chiudere? Gli occhi. Allora, chiudi gli occhi e apri il naso. E apri la bocca. Chiudi gli occhi e apri la bocca. Va bene? Ok. Chiudi gli occhi, apri la bocca. Patatine. Vieni, bello. Guarda come bella grande. Povero Panu, ma come non ti piacciono le bambini, non ti piacciono le bambine? Ma perché non ti piacciono? Ma questo è carburante! Carburante? Hai capito? Le macchine su Marte vanno con le ballatine, vi rendete conto? No, scusami Panu, chiudi gli occhi, vieni qui, ti do una cosa per darti la bocca, stai tranquillo, no, buona, guarda, questa piace a tutti i bambini del... Io non ho mai provato, chiudi gli occhi, un bambino che non gli piace questa. L'avete mai provato? Sì! Ma pochi però, dai, pochi. Io ti dico. No, ci piace un po'. Ora vediamo se lo schizzo anche così dopo si prende il posto. Guarda, capellino, ok, abbiamo un destinga, eh? Vieni. C'hanno la pompa a forno, ma Panu, ascolta una cosa, voi guardate le macchine o le patatine, vi scaldate con la pompa, ma che mangiate? Ora io faccio assaggiare una cosa a te, buonissima! Oh, vediamo, anch'io devo chiudere gli occhi? Sì! E qui mettermi come lei, ma io lo scudo, guardate che io... Io sono educato allo sputo, poi vedrai che... Mi voleva anche prendere. Allora, questo... Chiudo gli occhi? Sì! Troppo buona. Caramella bellissima, buonissima, ottima marca. Naftalina. Naftalina, l'avete mai sentita quella naftalina? È quella che le mamme e i papi mettono negli armadi quando mettono via i vestiti. Che fa quel puzzo. Buonissima. Oh, mamma mia, che fa mangiano la naftalina. Scusate un attimo, io gli spengo la macchina perché... Lo spento, ora non ci può sentire, ascoltare. Gli si fa un bello scherzo. Gli si dice che noi... Aspetta, non posso dire. Che noi... Vai lì. Gli si dice, voi mi tenete sì. Io vi chiederò, è vero che hanno inventato la...
L'avete vista quella bambina? Sì. Anzi, facciamo una cosa. Prendiamoci due seggiole. Queste sono le seggiole? Dove le porto le seggiole? In cucina? Qui, qui. Ma lì è la classe! Questa è la macchina del tempo. Allora Balù, si parlava un attimino di una sorpresa con questi bambini, nel senso che voi su Marte avete tutto, c'avete le macchine che vanno con le patatine, eccetera, eccetera, e quindi c'avrete senz'altro la macchina del tempo. Macchina del tempo? Non esiste macchina del tempo. La macchina del tempo esiste perché questa è una macchina del tempo, vero bambini? E ora io non solo, ma io ti ci porto. Ok, vediamo. Sapete cosa vuol dire la macchina del tempo? Perché voi, quando gli dite alla mamma, ma domani che giorno è? E la mamma vi dice, è sabato, o il babbo vi dice, è sabato. Allora, con questa macchina qui, io ci entro dentro e posso andare addirittura a finire in domani, in quello che sarà domani, o dopo l'altro, oppure ieri, cioè mi muovo, scompaio, voi non mi vedete più. Voi non mi vedete più e io sono andato nel domani o nel domallato. È difficile questa cosa, guardate, che non la capiscano nemmeno le maestre tante volte, ma neanche noi, neanche noi, guardate. Però è una macchina che si scompare, si va in un mondo futuro. Ora gliela faccio vedere a Balù, Andremo nel futuro. Dai, siediti qui e allaccia le cinture. Presto quella spia si è accesa, siamo in volo. Vedi? Scudi temporali nella città futura, tutti noi vogliamo sul jet personale nella città futura. Certo troveremo un veloce treno che ci porta in capo al mondo in un battibaleno. Crede? Adesso noi dobbiamo ritornare a casa, la vita è terminata. Ma come mai la macchina del tempo parte senza noi? Come faremo a ritornare a casa? Scuri temporali nella città futura, ti voleremo sul jet personale nella città futura.
cultura. Certo troveremo un galaccio eterno che ci porterà lontano. Siamo solo in una scuola, c'è bambini, bisogna essere allegri, siamo vicini a Natale, è uno scherzo, Dio sante che... Piuttosto, a proposito di scuola, vi voglio fare una domanda culturale. Senti Balù, che ci sono le scuole anche su Marte? Non ci sono le scuole su Marte. Che c'è bimba a scuola? Mamma le scuole mia. Sono intorno a Marte. Intorno a Marte? Le scuole volano intorno a Marte. Ma intorno a Marte. Gira, come fanno, scusa, i bambini a andare a scuola allora? Non capisco. Si avvicinano e poi montano tutti i bambini a scuola e poi volano via e ci pigliano intorno a Marte. Che vi piacerebbe a voi bambini andare in una scuola così? Sì, ora gli voglio fare un'altra domanda culturale. Come sono i maestri su Marte, le maestre? Belli, 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 bravi, molto bravi, molto sensibili, molto pazienti, molto belli, molto buoni, molto, molto, molto verdi. Sono verdi? Sì, anche qui le maestre sono buone, belle, pazienti e qualche volta diventano anche verdi. L'avete mai viste voi? Verdi? Io qualche volta l'ho visto. Vediamo un po', e fate tante materie, quindi fate geografia, storia, musica. Musica, fate musica. Ah. Bella, bella, bella. E che strumenti suonate? Vediamo un po'. Cosa, ad esempio? Allora, guardate, facciamo una cosa, bambini, facciamo una cosa. Sentiamo un po' se Balù ci sa suonare uno strumento marziano, perché noi avere più marziano e non sentire un po' di musica marziana, io sono curioso, la volete sentire voi? Sì. Forse ci avrà bisogno di un momento forte di eccitamento, Balù, perché ho paura che si sia un po' timido. Allora facciamo quel giochino che si è fatto all'inizio, ve lo ricordate? In quanto livello 1 si fa, va bene? Però facciamo un attimino un silenzio, io conto fino a 3 e poi li cantiamo bravo, li facciamo bravo, va bene? Lo facciamo? Allora, attenzione, quando il silenzio comincio a contare fino a 3, vediamo. Vai, sei io, Marco! Sta zitto lui. Concerto di pianissimo fortissimo. Dove l'hai messo il pianissimo fortissimo? Pianissimo fortissimo si suona da tutte le parti il pianissimo fortissimo. Come da tutte le parti? Dove? Io lo vedo. Lo vedete voi il pianissimo fortissimo? Il pianissimo fortissimo si suona con l'aria. Con l'aria, Io non ci credo, Non ci credo assolutamente. Sono bravissimo. Speriamo. Ah!
me l'aspettavo, beh. Con l'aria, mi rende molto quel risparmio. Con l'aria, uno ce l'ha sempre dietro, visto la chitarra, bisogna portartela dietro. Cosa vedo? Due bambini che se ne danno. Oh, due bambini che se ne danno. Ma anche su Marte ci sono i bambini che se ne danno. No, avete visto? Sì, che state buoni, eh? No, ti piace, ma che schifo. Tutti buoni. E vanno tutti volentieri a scuola? Tutti volentieri a scuola, eh? Allora, caro Banu, ti canterò una canzone che mi ha insegnato un bambino di Marte. Voglio proprio vedere se è vero che vanno volentieri a scuola. State a sentire. Poi dopo, alla fine della canzone, mi dovete dire se fate anche voi così, come questo bambino qui, eh? Ditemelo e ascoltatela bene. Sono alzato col mal di testa, oh, oh, oh. È lunedì, stamattina a scuola andrò. Che male che ho, che male che ho, stamattina a scuola non andrò. Sono alzato, oh, 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 col mal di testa, oh, 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 col mal di cuore, oh, 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 è mal di testa, oh, 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 oh. È mercoledì, è mercoledì, caro mattina, ancora ne andrò. Che male che ho, che male che ho, stamattina a scuola non andrò. Mi sono alzato, boh, 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 col mal di testa, boh, boh, col mal d'orecchi, boh, 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 col mal di denti, boh, boh, col mal di gola. È giovedì, stamattina a scuola non andrò. Che male che ho, che male che ho, stamattina, col mal di pancia, è venerdì, stamattina a scuola non andrò. Che male che ho, che male che ho, stamattina a scuola non andrò. Mi sono alzato, oh, 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 oh. Mal di testa, oh, 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 col mal di orecchi, oh, 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 col mal di denti, oh, 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 col mal di gola, oh, 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 col mal di faccia, oh, 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 col mal di piedi, oh, 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 oh. È sabato, stamattina a scuola non andrò. Che male che ho, che male che ho, stamattina a scuola non andrò. E sto benone, è domenica, la scuola è chiusa e a casa resterò. Tutti i miei mali tornano domani, perché stamani a casa resterò. Bom, bom, bom. Allora, avete sentito un po' come fanno sti bambini di Marte? Avete capito? Ma voi non lo fate. Noi non lo facciamo sulla terra, solo su Marte domani. Lo vedo strano, secondo voi cosa c'ha? Guardatelo bene tutti, eh? Guardatelo un po'. Ma c'è mal di pancia? Ah, sapete cosa? Mi sento un po' imbarazzato, ma penso che mi scappi. Mi sembra, quando uno fa così. È una tu che ti scappa la pipì? Che cos'è la pipì? Non si fa spiegare. È quella cosa che... Cioè, c'è l'acqua, eh? Allora, si beve l'acqua, vero? Si beve, la bevi dell'acqua. E dopo l'acqua... Mi scappa l'erba! L'erba. Ah, ho capito! Fanno l'erba i marziani, sono verdi da tutti i punti di vista. Avete sentito dire ecologia? Ecologici sono, perché fanno nemmeno la pipì. Va bene, via, ma tu vai a fare quest'erba e poi torna. Luana,
non posso andare, io devo salutare. Saluta. Per salutare bisogna essere in due. Sì, salutiamo. Ah, no, scusate. Così vi facciamo vedere anche il saluto marziano, se ne parla. Guardate come si salutano su Marte, se me ne ricordo, eh. Questo è un po' complicato, eh? Allora, nel frattempo noi, perché io sono proprio stanco, fino a farla agitare con questa canzone, allora noi ci cantiamo una canzoncina calma. Io voglio vedere se questi bambini sanno fare una cosa. Sanno fare, ora non c'entra tanto, però una canzoncina dolce che a me mi ricorda una cos'è una cosa che fa così? Vediamo un po' da arrivarci insieme. Cos'è? Una? No, è una cosa che c'è sulla terra e fa e che ci si tuffa dentro. Bravissimi! Allora, vediamo se a questi bambini gli riesce di fare le onde del mare. Che dicono le maestre? Gli riuscirà? Sa provare? Sapete come si fa? Però so vedete la luna, bravi voi. E i bambini della luna cosa vedranno? Bravissima! La terra! Lui è bravissimo. Allora, lui vedeva la terra e diceva alla sua mamma, ci voglio andare un giorno, perché deve essere più bella. Effettivamente è bella, aveva ragione, eh? Sentiamo un po' come va a finire questa storia, eh? Faccio la mia magia. Se vengo davanti gli scherzi, posso... Mandamela qua. Disse il piccolo della luna, mamma, cosa splende lassù, è la terra, bambino mio, con dei piccoli uguali a te. Mamma, un giorno ci voglio andare. Mamma, un giorno ci volerà. Certo, un giorno, ma adesso dormi. Forse sogni di esserci già. Il mare. Da 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 da
sagrano. Lo sapevo, questa è una ninna nanna che funziona a meraviglia, perché guarda, c'è qualcun altro, aspetta, fammi vedere un po'. Qualche maestra. Solo lui. Allora si sveglia, perché sa dormire quando si mette. Lo sveglio io, in una manierina dolce dolce che conosco solo io. Per vedere questo. Allù? Perché svegliarlo troppo forte, poi magari si nervosisce. Balù! Quando dolce si è svegliato, povero Balù, tanto stanco si è dormito. Certo, hai ragione. Sì, povero Balù, si è fermato il piso. Allora, Balù è stanco, sapete perché? Perché ha viaggiato tanto, ma tanto, ma tanto, ma tanto. A proposito di viaggi, ma te la prima volta che sei venuto qui sulla Terra, dov'è che sei atterrato? Povero Balù! Perché povero Balù? Povero Balù! Perché? Che ti è successo? Sono atterrato in un paese dove c'erano degli animaloni. Animaloni? Che animaloni? Animaloni. Come? Grandi, grandi. Grandi, grossi. Ah. E facevano così. Vediamo un po'. Ah, i canguri! È atterrato in Sicilia. No. Allo zoo. Forse allo zoo è atterrato. Vediamo, sei atterrato allo zoo? Allo zoo di Pistoia? Di Pistoia. Allo zoo di Pistoia? No. No, no, non deve essere. Deve essere atterrato o in Sicilia o in Australia. Io penso. Voi che dite? In Sicilia? Ci sono i canguri in Sicilia? Non lo so. Ci sono o non ci sono? No, e in Australia ci sono? Sì, sì, sì. Allora, oh, abbiamo una piccola atterrata in Australia. E dopo che? Perché dici povero Balù? Che è successo? Povero. Perché? Perché? Mi volevano mangiare! Figurati, l'hanno scambiato per una rana, gli piaceva la rana. Mangiare. Gli aborigeni australiani lo volevano mangiare. E te come hai fatto a scappare? Io ipnotizzati. Li hai che? Ipnotizzati. Ipnotizzati. E che vuol dire ipnotizzati? A miei occhi. A miei occhi? Che vuol dire? E loro? E loro si sono addormentati. Addormentati, sì, e io vedo a queste storielline. Ci vedete voi? Sì. Via, facciamo vedere, dai Balù. Come si dice? Ipnotizza. 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 Ipnotizzami. Una bella canzoncina. Va bene? Vediamo se mi ipnotizza. Testimoni tutti, guardate bene se è vero o mi ipnotizza, perché lui poi dice che è vero, ma è vero. Un altro pianeta? Sì. Mondo, vedi? Vedi che mani che ha? Ma se guardi dentro gli occhi suoi, scoprirai che in fondo è simile a te. Sono di un altro pianeta, non lo vedi? Che mani che ho? Ma se guardi dentro gli occhi, l'astronave, io so pilotare e so stare senza respirare. Mangio la farina e bevo la benzina, ma sono simpatico proprio perché sono di un altro pianeta. Non lo vedi che mai te ha, ma se guardi dentro gli occhi suoi scoprirai che sono è simile a te. Oh sì, io sono di un altro pianeta. Non lo vedi
sono venuto da un mondo lontano, non lo vedo dentro sul portiano, ma come te vuole, sa cos'è l'amore, e stanotte torna vivo per te, io sono di un altro pianeta, non lo vedi che mai te l'ha, ma se guardi dentro gli occhi sai scoprirai che sono simile a te. Povere bestie, chissà come erano magri. No, bevevano. Ah, bevevano. Bevevano. Ah, che cosa mi davano? No. Cosa? Bevevano vino. Vino? Vino. Erano molto simpatici. Hai capito cos'era successo? Senti un po' in che fattoria era capitato. Balù. Thank you.
qualche pasticcino, nel mangimetto è andato il vino, ce n'è andato proprio tanto, gli animali sbagliano il canto, ce n'è andato proprio tanto, gli animali sbagliano il canto. Chi fa la gallina, si apre a casa poverina, e si becca una bella stecca, con le zampe facci lecca, con le zampe facci lecca. Che pasticcino, nel mangime c'è andato il vino, ce n'è andato proprio tanto, gli animali sbagliano il canto, ce n'è andato proprio tanto, gli animali sbagliano il canto. Qua, 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 fa il maialino, mentre beve ancora vino, ne ha bevuti 7 fiaschi, oh, speriamo che non caschi, oh, speriamo che non caschi. Che pasticcino, nel mangime ci è andato il vino, ce n'è andato proprio tanto, gli animali sbagliano il canto, ce n'è andato proprio tanto, gli animali sbagliano il canto. Marauna dal cavallo, con il muso tutto giallo, trotta, trotta all'incontrario, e finisce nell'acquario, e finisce nell'acquario. Che pasticcino, nel mangime ci è andato il vino, ce n'è andato proprio tanto, gli animali sbagliano il canto. Ce n'è andato proprio tanto, gli animali sbagliano il canto. Fa l'asinello mentre sta sopra il cancello, e la coda gli si stira mentre tutto intorno gira, mentre tutto intorno gira. Che pasticcino, nel mangime ci è andato il vino, ce n'è andato proprio tanto, gli animali sbagliano il canto, ce n'è andato proprio tanto, gli animali sbagliano il canto. Avete visto che ha combinato, Balù? Si è ubriacato, vi rendete conto? Ora come poi a ricordargliela la sua mamma, è lì che l'aspetta nella sua nave. Mi ci vuole, bambini, scusate, io ci avevo altre cose da raccontarvi, da farvi vedere, guardate che condizione è questo qui, lo devo portare via. Ci rivediamo un'altra volta presto, ma ora gli farò bere un po' di caffè, lo porto via, scusate, guardate che ma guardate il lavoro. Ciao.